febbraio del 2017 è stato pubblicato il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019. È un piano che si rivolge a tutte le età, dai bambini dai 2 mesi di vita agli anziani over 100 anni. È un piano che immagina una vaccinazione per ogni età, perché dobbiamo proteggere le persone, i cittadini, a seconda delle patologie che gli interessano. E quindi a un bambino di 2 mesi sicuramente suggeriamo non solo la vaccinazione contro il tetano, la difterite, la pertosse, la poliomielite, l'hemophilus influenza, suggeriamo sicuramente pneumococco, ma ad esempio il rotavirus, che è un virus che è la prima causa di diarrea e di ricovero in ambiente ospedaliero per diarrea in un bambino del primo anno di vita. E così via, ci sono vaccinazioni che andiamo raccomandando mano a mano, perché l'epidemiologia ci insegna che è il problema che riguarda quella fascia di età. Una piccola nota per i nostri anziani. E gli anziani che il piano prevede l'offerta della vaccinazione, non solo quella contro l'influenza, cominciamo ad avvicinarci al periodo dell'influenza. Da metà ottobre invito tutti quanti gli over 65 anni a vaccinarsi contro influenza, ma anche la vaccinazione contro pneumococco, che viene offerta, che è garantita gratuitamente a tutti gli over 65 anni, e la vaccinazione contro herpes zoster.